Ok, sto allestendo lo studio video per la realizzazione di questo video speciale. Siamo nella camera di mio figlio perché è quella più grande della casa, è quella con l'armadio che contiene praticamente l'80% della mia merce. Il primo che becco a fare battute su Masce Orso o Gatto Boy lo banno dal canale, è fuori per sempre. Via il video. Ben ritrovati a tutti con un nuovo video a gran richiesta, anche un po' a sorpresa immagino. Oggi illustrerò la mia collezione di mimetiche, tutto quello che possiedo. Il video sarà suddiviso in varie categorie. Illustrerò le divise che usavo, perché dire uso è un po' inappropriato per giocare a soft air, quelle che ho esclusivamente per collezionismo e anche per gli eventi di reenacting, quindi diciamo che le dividiamo in due grandi gruppi, quindi quelle per le giocate, quelle che rimangono assolutamente nell'armadio come dei cimeli inestimabili. A loro volta queste mie mimetiche da collezione sono suddivise in tre categorie. Troveremo le divise estive, delle divise invernali e delle rain suit, perché sono veramente molto diverse fra loro. Tutte di una certa rarità, alcune più comuni, alcune comunissime, però vi farò vedere dei pezzi veramente interessanti per gli appassionati della militaria in generale, perché comunque anche se non siete interessati alla Federazione Russa, al periodo anni 90, che è quello in cui ho improntato praticamente tutta la mia collezione attuale, io credo che sia comunque interessante vedere delle cose che non si conoscono e cercherò di illustrarvele per quei pochi dati che ho a disposizione, perché alcune cose non so nemmeno bene io cosa siano. Ad ogni modo, non perdiamo altro tempo, parto subito con le divise che utilizzavo e che onestamente spero di utilizzare ancora abbastanza a breve per le giocate di soft air. Quindi via il video. Iniziamo con la Partizan prodotta dalla Spozn SSO. Una mimetica che penso che conosciate tutti, anche se non siete appassionati alla militaria russa, famosissima, iconica, molto utilizzata da tantissimi ministeri, da quelli degli affari interni a quelli della difesa, perché anche i VDV hanno indossato la Partizan. Ha preso diffusione a partire dal 2004, forse era anche presente qualche anno prima, non ne sono sicuro. Di sicuro dal 2004 grande protagonista, utilizzatissima dall'FSB. È una giacca molto semplice con un bellissimo camo che riprende quello che era un Hochlief tedesco della seconda guerra mondiale, rielaborato nei colori ovviamente, veramente efficace, non dico tutto l'anno, ma quasi. Oltretutto è reversibile, la parte interna vediamo che ha dei toni molto più spenti, quindi questa è ottima in autunno, verso ottobre, novembre anche questa funziona da paura. È una sovramimetica che veste molto largo, quindi se dovete fare acquisti state pure abbondanti, perché tanto da una 48 a una 54 per dare due tagli a caso, non è che c'è tutta questa incredibile diversità di vestibilità, perché alla fine fondamentalmente sono delle sovramimetiche abbastanza larghe e morbide da indossare sopra una mimetica. Passiamo ora alla sorella diretta della Partizan, ovvero la Sumrak. La Sumrak differisce per alcuni dettagli nel taglio dalla Partizan, molti fanno confusione, mettono un nome di uno all'altro e viceversa. Praticamente la cosa principale che cambia è l'assenza di bottoni per la chiusura frontale, troviamo invece questi lacci e anche qui ritroviamo un design diffusissimo durante la fine della seconda guerra mondiale nelle sovramimetiche dei nazisti, dei tedeschi in generale, che avevano appunto questa chiusura che fa anche un po' fabbro medievale. Per il resto è abbastanza simile, colorazione Dubok, Beretska, non ho mai capito quale sia il nome esatto. Ad ogni modo questa bicolor che è eccezionale, funziona da paura, bisogna vederla in azione per crederci, perché è veramente indescrivibile l'efficacia di questo camo nelle giornate di sole in piena estate o primavera con un bel verde acceso, così veramente è spiazzante quanto sia mimetica questa
questa divisa, veramente diventerete invisibili. Ottimo acquisto anche questo della Sposn. Veniamo ora invece alla capostipite di tutte queste belle divise qua, la sovramimetica per eccellenza, la KLMK, diffusa, molto diffusa nella guerra in Afghanistan. Vabbè, è un tutone monopezzo, praticamente il pigiama di Super Pippo con una bella apertura per cagare qua. Anche in questo caso ovviamente una sovramimetica, come già detto, non c'è molto da dire, la si conosce. Andiamo ora invece a un pezzo un po' più raro, si tratta di una Mascalat, mi sembra che sia il nome di questo taglio. È sempre una sovramimetica utilizzata da alcuni reparti speciali dell'MVD, Vitiaz e forse anche qualcun altro. Una colorazione particolare che qua in occidente viene chiamata come Kazakh Woodland, perché praticamente questo qua è il woodland che avevano in Kazakistan. È stata fatta una produzione di un piccolo stock di queste sovramimetiche. Questo oltretutto è in vendita se qualcuno fosse interessato, nuova di pacca, usata solo una volta, tenuta benissimo. E vabbè, insomma, questa è una divisa che ho usato solo una volta, però l'ho messa nel pacchetto divise ad uso soft air, perché comunque non è più di mio interesse e non rientra assolutamente nelle mimetiche anni 90. Questa la piazziamo intorno al 2005-2006 a spanne. Questa BDU in Digital Flora prodotta da Lana, comprata personalmente al negozio ANA di San Pietroburgo, una divisa molto moderna in ripstop, tutto digital, con un bel taglio, molto confortevole. Anche questa in vendita se la volete, perché non so più cosa farmene visto che ho smantellato tutti i miei kit moderni. Beh, c'è poco da dire, anche la Digital Flora penso che ormai l'abbiate vista e stravista e la si conosca abbastanza bene per la diffusione che ha avuto. E veniamo invece al pezzo più interessante di tutta questa sezione di mimetiche a uso soft air, una Islom della Sposn. Dovrebbe essere taglio paracadutista, così mi sembra di aver capito che sia. Io gli ho messo su le patch del Vitiaz. Ad ogni modo, anche qua abbiamo una mimetica molto particolare, veramente ben riuscita, funziona da Dio, soprattutto nel periodo tarda estate, autunno, con questi colori molto scuri, veramente efficace, comodissima, il ripstop molto bello. E niente, insomma, questa qua era la prima parte delle mie mimetiche ad uso soft air. Adesso iniziamo ad entrare nella zona un po' più calda con le suite estive, quelle belle, quelle che hanno anche un certo valore e che ora vi illustrerò. Abbiamo qua nello specifico una Afghanka, taglio M88, entrata in uso alla fine della guerra in Afghanistan per sostituire la precedente M69. Si tratta di una giacca con 6 bottoni frontali, caratterizzata da 2 tasche pettorali, 2 addominali e taschino su entrambe le maniche. Taschini che presentano 2 velcri nella versione M88, tasche su tutto il resto del frontale con chiusura a bottone, idem sull'altra taschina abbiamo il velcro. È abbastanza difficile da trovare in taglie grandi, molto facile trovarle in taglie piccole. Io ho avuto una botta di culo, l'ho trovata addirittura nuova nella mia taglia, datata 87 se ben ricordo, giusto per darvi un numero, sì, è dell'87. Veniamo ora a questa versione di Bhutan, che non so nominare, taglio M84, si differenzia principalmente per le spalline qua, il portagrado tubolare più corto rispetto alla M88, vediamo che è molto più corto, e sulle tasche delle maniche abbiamo un bottone anziché i 2 velcri. Il resto della giacca fondamentalmente è lo stesso, abbiamo le stesse tasche entrambe sopra e sotto con chiusura a bottone, quindi differiscono principalmente per questo dettaglio del bottoncino. Sì, altro non c'è nulla da dichiarare. Vediamo un'altra versione di Bhutan, quella che ho presentato durante l'ultimissimo unboxing. Questo ha, come dicevo appunto nel video, un
tessuto leggerissimo, molto diverso da tutte le altre M88 che possiedo. Per il resto, altre cose da segnalare strane non ce ne sono, a parte la colorazione, che è una Bhutan diversa dalla classica. La mia VSR preferita, anch'essa in taglio M84, bottoncino, ricordatevi M84 bottoncino, bellissima. Questa è del 93, quindi è una delle primissime versioni che hanno sfornato di VSR e che hanno dato in dotazione a tutte le truppe che hanno preso parte alla guerra in Cecenia. M88 in VSR, ma molto diverso, guardate la differenza cromatica tra le due, sembrano praticamente due mimetiche completamente diverse. Stesso pattern, diversi colori. Questa, se non sbaglio, dovrebbe essere una 96, non mi ricordo neanche bene, 97 addirittura. Quindi questa già è post prima guerra cecena, la si vede se la si vuole usare per fini di rievocazione, solo per la seconda, perché era comunque molto diffusa, nonostante fosse già arrivata la Flora a sostituire la VSR, era diffusissima. La cosa strana è che il pad qua per il tubolare è molto più corto, quindi nell'arco dell'esperienza degli anni che ho fatto, maturato, avendo tutte queste mimetiche per le mani, ho capito che non c'è una regola specifica per nulla, perché ci sono mille eccezioni. Un'altra VSR, questa è del 98 addirittura, anche qui guardate la differenza cromatica, come molto più scura, spenta, con un marrone dominante, sembrano tutte mimetiche diverse. E per finire qua abbiamo la Flora, vabbè, nulla di speciale, questa è proprio una mimetica che la trovate con 30-40 euro e ve la portate a casa, quella che è andata a sostituire la VSR come mimetismo. Diciamo che il primo troncone delle mie mimetiche estive lo concludiamo qui con quelle più comuni. Ora passiamo a qualcosa di un po' più interessante, un po' più figo, sia come colorazione sia come taglio. Le mimetiche che ho appena finito di illustrarvi erano, non dico prettamente, ma quasi date in dotazione all'esercito. Ovviamente le VSR erano diffusissime anche nei reparti del Ministero degli Interni, nei reparti speciali come SOBR, OMON, eccetera, eccetera, perché non è che non si siano viste in uso anche su queste unità, però diciamo che erano più da esercito. Quelle che stiamo per vedere ora erano date esclusivamente in dotazione a soldati poliziotti del Ministero degli Affari Interni. Quindi direi di partire appunto subito con la divisa da sbirro per eccellenza. Non ha un nome e se ce l'ha non lo conosco. Si tratta di una divisa grigia. Anche qua ne esistono diverse versioni in base all'anno, magari anche solo in base alla zona geografica della Russia. Quella che possiedo io è quella che ha due bottoni automatici sul petto. Ne esiste una versione che ha un singolo bottone e anche la, come si chiama, la patta della tasca è leggermente diversa. Ad ogni modo, sostanzialmente siamo lì, una divisa grigia scura, appunto da poliziotto. Questa la si vedeva solamente in uso presso l'OMON. Ora qua abbiamo la KML colorazione tundra, questa è una delle mimetiche più rare che possiedo, l'avevo già illustrata durante un video unboxing, quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione se volete andare a rinfrescarvi un po' la memoria, a vedere anche come era composta la divisa, perché aveva degli accessori interessanti. E vabbè, qua non è che c'è molto da dire, questa era data in esclusiva appunto all'MVD, principalmente a ufficiali, però non era una regola, la si è vista anche in uso in Cecenia addosso a soldati. Nok, Notch, come la pronunciano loro non l'ho mai capito bene, ma dovrebbe essere Notch, io la chiamo Nok. 91M, produzione ANA, sì, produzione ANA, Urban Camish, quindi vedete questa bellissima tigrata blu con colori tutti attorno al blu, azzurro e grigio. Cosa c'è da dire? Che è bellissima, niente, ve la faccio vedere così en passant, perché se stiamo qua a raccontare la rava e la fava di tutte non ce la caviamo più.
qui sempre una Notch 91M, una versione un po' particolare, perché questo qui è un modello transitorio da quello che mi hanno detto, a differenza delle Notch normali che non hanno il passante per il grado tubolare, qua lo troviamo. Ho anche un paio di foto dell'epoca con questa in uso. Il tessuto è molto strano, è un semisintetico. Bisognerebbe toccarlo per capire, perché spiegarvelo non è mica semplice, anche perché non è che faccio il venditore di tessuti, però è tendente più al sintetico rispetto alle altre. Qua un'altra Notch 91M, colorazione del 97, questa qui è anche patchata su una bellissima patch del Sobr di Mosca. Quindi questa è stata utilizzata realmente da un operatore. Vedete comunque la differenza cromatica tra una e l'altra, evidentissima. Magari sotto la luce si capisce anche che il tessuto è più... No, non si capisce molto. Ad ogni modo, vabbè, questa è e siamo a tre. Questa è un'altra perla rara nella mia collezione. Trattasi di una Notch prodotta dalla Vera, perché la ANA, prima di chiamarsi così, era Vera. Poi c'è stato un anno di transizione in cui è successo un po' di tutto. Troviamo tag e zip di due compagnie diverse, ma fondamentalmente sono la stessa cosa. Colorazione KKO Urban. Questa è una mimetica che ho cercato per molto tempo e che ho trovato per una botta di culo assurda tramite uno dei ragazzi che mi procura la maggior parte di queste cose. Ci tengo moltissimo, ho realizzato anche un bellissimo kit del 93 con questa mimetica, ne sono innamorato follemente. E quindi questa è la seconda parte delle mie mimetiche estive, una più bella dell'altra, una più rara dell'altra, vabbè, a parte questa che è abbastanza comune, però sono tutti dei pezzoni non indifferenti. Andiamo avanti. Vi farò ora vedere le rain suite. Ne abbiamo di due tipi, una non è esattamente una rain suite, sono mimetiche invernali barra autunnali con imbottitura più o meno spessa, ad ogni modo realizzate in nylon, quindi impermeabili, e altre sono proprio sovramimetiche, dei sacchettoni di plastica da indossare sopra le mimetiche, le uniformi vere e proprie. Partiamo con questa Sklon, mi sembra che sia il nome, sì, dovrebbe essere questo, delle rain suite prodotte dalla Vera in questo caso. Colorazione camish vegetata, caratteristica ovviamente, come si può ben vedere, è che tende al violaceo, molto bella. Questa è una delle prime versioni di rain suite prodotte dalla Vera. Qua abbiamo la versione urbana, però marchiata ANA, infatti è diversa da quella produzione Vera che aveva dei colori molto più chiari. Ad ogni modo è praticamente identica, al solito sacchettone di plastica, guardate come veste largo, erano praticamente in taglia unica, quindi che fossero dei nani o dei giganti 2 metri avevano questa, dei bustoni di plastica giusto per non bagnarsi, voilà. Poi questa, di cui non ricordo assolutamente il nome del modello, è di produzione NPO, colorazione Reed Forest, molto bella, se non sbaglio dovrebbe essere un modello 98-99, forse addirittura 2000. Ad ogni modo è diversa da queste, perché vediamo che ha una zip e non ha l'apertura completa con chiusura a bottoni, ha solo una zip e si infila esattamente come una felpa, con un bel tascone qua frontale dove c'è dentro la tag NPO, una rain suite. Comunque non sono assolutamente facili da reperire queste rain suite vecchie. Passiamo ora alle demi season di cui parlavo prima, sono comunque delle sovramimetiche, produzione tutte quante quelle che vedremo da adesso in avanti NPO, una ditta che ha spaccato un casino a inizi anni 90, anzi durante tutto il decennio degli anni 90. Pensate che era una ditta specializzata in casseforti e altri dispositivi di sicurezza, che a un certo punto si è messa a produrre
abbigliamento, esattamente come la Rainsuit che abbiamo appena visto. Ed eccola qua in tutta la sua bellezza. Esistono 150 milioni di sfumature di questa di questo pattern, soprannominato SMK, che è un acronimo di cui adesso non sto nemmeno a dirvi il significato perché non lo so nemmeno pronunciare. Ne esistevano fondamentalmente due tronconi, versione urbana e versione forest, esattamente come per le tigrate, come per la reed e altre mimetiche. Ne hanno sempre fatte due tipi, una con colorazione urbana e una forest. Questa è una delle versioni più chiare che esista, con un azzurrino veramente chiarissimo. Vediamo infatti che abbiamo lo stesso pattern, però con colori totalmente diversi, forest, chiamata anche Orek, questa SMK, in versione forest la chiamano così, che non so assolutamente cosa voglia dire. Qua ne abbiamo un'altra, vedete come molto più scura rispetto a questa, cioè praticamente sono due mimetiche diverse, stesso taglio neanche, perché anche qua ci sarebbe un discorso infinito. Abbiamo versione con spalline, senza spalline, con tasche messe in un modo, tasche messe in un altro. Questa, che è pesantissima, praticamente uguale a questa, con la differenza che qua abbiamo il cappuccio, cosa che è difficilissima da trovare perché sono andati persi tutti quanti, e ha un'imbottitura che è stratosferica, praticamente è paragonabile ad una mimetica invernale, ma con un taglio demi-season, quindi anche qua si apre un universo di 100 milioni di modelli, 100 milioni di camo. E per finire la serie di queste suite NPO, una bellissima con tanto di patch su entrambe le maniche più una pettorale, in Reed Urban. Qua abbiamo visto prima una delle tante versioni di Forest, qua abbiamo una delle tante versioni di Reed Urban tendente al grigio, perché anche qua ne abbiamo molti colori, esattamente come per l'SMK, anche per le Reed esistono 150 milioni di sfumature. Adesso vado a prendere con il bilico le mimetiche invernali, peso medio 7-8 kg cada una, quindi vado col rimorchio, carico, scarico e ricominciamo il video. Ed eccoci qua con il compartimento delle mimetiche invernali. Partiamo con questa VSR che non ho mai ben identificato. Dovrebbe essere una versione da carrista perché ha dei dettagli che fanno presupporre che sia questa, tipo le tasche praticamente nascoste, di cui si vede solo la fettuccia qua per chiudere. Anche qua per le mimetiche standard dell'esercito ci sono molte opzioni a livello cromatico, ma anche a livello di dettagli. Questa io la spaccio per mimetica da carrista, ma non ne sono certo. Abbiamo una VSR invernale in taglio da Vedevé ufficiale, così mi è stata venduta. Perché da ufficiale? Perché ha le tasche addominali con ingresso obliquo, diciamo così. Le altre dovrebbero avere le tasche esattamente come le M88 estive, esterne, quindi cucite sopra e non interne, e proprio a tascone quadrato perpendicolare a queste. Anche qua c'è chi non è d'accordo su questa teoria, io me la metto senza star lì a far troppe domande. Pesano un accidente e mezzo. Ora vi illustro l'invernale più rara che possiedo. Si tratta di questa camish prodotta dalla Vera con zip ANA. Ecco qua uno dei misteri transitori delle due aziende di cui parlavo prima. Abbiamo l'etichetta di una ditta e le cerniere con il nome di un'altra, che è la stessa, ma insomma fa un po' specie vedere queste due cose. Il taglio esatto di questa divisa non lo ricordo, non ricordo neanche il nome. Un camish molto bello, questo dovrebbe essere un 95 se ben ricordo. Ormai ho in testa talmente tanti numeri, nomi eccetera, che non so neanche io cosa possiedo. SMK modello 0. Modello 0 perché questa è la primissima, credo, primissima SMK prodotta. La si vede già nel 93 durante la crisi costituzionale. La differenza sostanziale rispetto a quelle che abbiamo visto prima, le demi season, è che ha il cappuccio integrato, non è assolutamente rimovibile. Ovviamente è imbottita e ha dei dettagli molto molto fighi, soprattutto
sulle maniche che le altre giacche non hanno. Abbiamo questa specie di rinforzo sul gomito, delle taschine tutte in giro, è una figata pazzesca. Questa è stata la primissima SMK che ho recuperato da un ragazzo italiano, oltretutto. Sono stato felicissimo di trovarla, perché ci stavo dietro già da un paio di anni, ed è grazie al ritrovamento di questa fantastica suite della NPO che ho dato il via all'idea di fondare il gruppo Homon Italy. Insomma, ho detto, ho un pezzo che è spettacolare, fondamentale per realizzare un progetto di reenacting, già che sento qualche ragazzo che conosco che mi può aiutare, e da lì è nato l'avventura Homon Italy. Quindi snag SMK della NPO. E qua abbiamo un'altra snag, si tratta di una Reed Urban. Vedete che anche in questo caso il colore è molto diverso dal Reed che abbiamo visto prima, che era con tendenza al grigio. Qua è molto azzurra. Questa è una taglia, è un taglio moderno, dovrebbe essere fine anni 90 se non 2000. Il tessuto è leggerissimo, l'imbottitura è molto morbida e soffice, è veramente una divisa confortevole rispetto a tutte le altre. E questa è forse la cosa più moderna che possiedo e che vi ho fatto vedere fino ad ora, sì, del reparto collezionismo e non divise da gioco. Quindi abbiamo tutti dei dettagli particolari, ma ripeto, non posso stare qua a farvi vedere tutte le cose di ogni mimetica, perché ci sarebbe da stare mezz'ora per ogni pezzo a raccontare tutto, a far vedere le tasche come sono fatte, eccetera eccetera. Quindi diciamo che per ora il video si conclude qui. Mi mancherebbe da farvi vedere una Winter Flora, che è praticamente quasi identica a questa se non per i dettagli delle tasche, ma ce l'ho sepolta in garage, non vado a recuperarla solo per far vedere che ce l'ho. La Gorka E, che è dietro alla telecamera che vi sta riprendendo, che non ho fatto vedere perché tanto non ce ne frega più di tanto. Diciamo che per questa carrellata illustrativa di quella che è la mia collezione attuale di mimetiche, il video si conclude qua. Visto che il bambino ha iniziato ad andare all'asilo, c'è stato un piccolo ritorno di fiamma, di passione per la videocamera e il mondo della mitteria illustrata, vi chiedo se avete interesse a vedere qualche video in particolare relativo alle mimetiche, non so, illustrativo, ai miei gilettattici, perché nel frattempo, dall'ultimo video, che ormai penso abbia forse 3 anni, metà della roba è andata venduta. In compenso ho acquistato altre decine di vesti, ormai una collezione di vest che sarebbe da rifare il video, perché è completamente diverso da quello che avete visto anni fa con lo speciale di Natale. Quindi insomma, ragazzi, fatemi sapere se avete piacere a vedere qualche video di militarie. Ci tengo a precisarlo perché io col software ho chiuso, farò magari qualche giocata ogni tanto, però più che video action non proporrò più nulla di software, perché non è più nel mio interesse, non sto lì a fare ricerche sulle nuove SG, nuove tecnologie, batterie di ultima generazione, accessori, eccetera eccetera, perché è veramente un mondo che ormai non mi appartiene più. Mi ha dato i Natali su YouTube, ha dato i Natali a questo canale, nel corso del tempo si è evoluto e si è trasformato in qualcos'altro, che è quello attuale, ovvero il canale di un collezionista di militaria russa, che se avete piacere di approfondire qualche argomento, io ho adesso qualche video ogni tanto riesco a fare, diciamo che uno al mese magari ve lo sforno anche con contenuti, poi video unboxing, ogni volta che arriva qualcosa a me basta accendere la videocamera, aprire una busta e dire cosa c'è dentro, posso anche farli, che non mi costa fatica, visto che vi piacciono posso anche farlo. Insomma, fatemi un po' sapere, coinvolgetemi nei vostri interessi, nelle vostre curiosità, io nel limite del possibile e delle mie capacità ovviamente cercherò di dare insomma altri video al canale e a tutti voi. Quindi grazie di cuore per aver visto questo video, condividetelo, spolliciatelo e ci si vede alla prossima. Ciao.